In questo breve video, un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile su Parallelo Il Salone del 42 Sir Mobile Tribble. ovviamente è la manifestazione fieristica più importante al mondo del settore. Accanto alla manifestazione fieristica è cresciuta proprio anche come appuntamento per il design. L'arredamento è un pezzo ovviamente del mondo del design e il design non è tutto l'arredamento. Parliamo del settore del design più legato alla manifattura, cioè alla cosa tra le quali il nostro paese eccelle di più, soprattutto dal punto di vista dell'industria, dell'economia. Molti, forse i principali designer internazionali, spesso sacrificano anche delle loro possibili royalties pur di far fare le loro cose dalle piccole imprese italiane, perché è sicuro che le nostre le fanno meglio rispetto a tutte le altre. Detto questo, l'appuntamento quindi del Salone è decisivo per comunicare quello che viene fatto nel nostro paese e dal nostro paese. È decisivo per la forza del Made in Italy, perché oltre il 50% della nostra produzione viene venduto all'estero e quindi per dare anche un bel contributo alla bilancia dei pagamenti, al sistema complessivo. Bene, una fiera internazionale la si fa per avere i compratori internazionali, i curiosi internazionali, i comunicatori Diciamo che, come ha internazionali. detto lei, lo sport nasce sempre prima come un hobby, come proprio un modo di divertirsi, di L'invito è giocare. stato. Ovviamente è diventato un lavoro, ma prima di tutto è sempre stato un gioco. Io mi diverto tantissimo a giocare perché sennò sarebbe veramente difficile comunque andare avanti. Io sono andata via di casa a 14 anni, se non fosse stata passione probabilmente sarebbe stato In ancora questo più momento sto difficile. lavorando per realizzare il più importante museo del design in Italia, che si aprirà nel mese di maggio a Milano. È il museo dell'ADI, dell'Associazione per il Disegno Industriale. Si occupa del più importante riconoscimento di design al mondo, che è il Compasso d'Oro, il nostro premio, l'Oscar del campo del design, che tutti vogliono ottenere, che è un premio molto ambito e che fa la fortuna anche di chi l'ha ricevuto, come ovviamente il premio Oscar fa la fortuna dei film o degli attori. Lo inaugureremo a maggio, quindi siamo in piena e metteremo a disposizione questo museo alla città di Milano e al paese. È un ulteriore elemento che rafforza la leadership dell'Italia nel campo del Beh, design. diciamo che essere campionessa è un parolone, nel senso che è un po' il nostro stile di vita. Secondo me è lo stile di vita di un atleta che poi ovviamente ottiene dei risultati in base a quello Tutti i che risultati che ho cerca e ottenuto sono merito mio, ma principalmente della squadra, proprio perché essendo uno sport di squadra non può essere il merito del singolo, ma bensì di un gruppo di persone che cercano proprio di raggiungere questo determinato obiettivo e che lavorano insieme praticamente ogni giorno, ma non soltanto in palestra, ma proprio anche nella vita quotidiana. Si parla anche proprio del riposo, dell'alimentazione, dello stile di vita, di non essere praticamente troppo esuberanti, anche se gli svaghi sono sempre leciti Questo è uno ogni dei piccoli tanto. esempi. Un altro che stiamo sostenendo, che non abbiamo, per il quale non abbiamo ancora ottenuto risultato, è quella della defiscalizzazione del consumo culturale, ovvero di portare in detrazione della dichiarazione dei redditi il biglietto del cinema, il biglietto del spettacolo teatrale, del concerto, del libro acquistato, della mostra vista, come portiamo in detrazione la ricevuta dell'aspirina, dell'acquisto che facciamo in farmacia per la nostra salute, cioè la salute E fisica, invece la in Italia, salute perdonami, si mentale, parla che sempre solo di calcio, che alla fine è un ottimo sport, con grandissimo rispetto, però tutti quei soldi che vanno al calcio, se fossero investiti in tutti gli altri sport in Italia, sarebbero tutti più felici.
diciamo. E inoltre si esalterebbe anche tutti quegli altri tipi di sport dove casomai i bambini non si ritrovano nel calcio, ma si ritrovano nella pallavolo, nella ginnastica, nel basket, che sono comunque sport dove l'Italia praticamente è a livelli top e a livelli mondiali. Contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.